Ciao Kelly. Ciao. Ci siete? Sì. No, dai, raccontaci un po' le emozioni che ti hanno portato ad esordire questo oggi. È difficile spiegare tutto quello che mi è capitato fino adesso. Sono veramente in un vortice di emozioni che veramente non mi sto ancora rendendo conto di quello che è successo. Sono molto contento perché mi sono dato veramente una soddisfazione enorme, sono stato anche fortunato ad aver fatto una prestazione del genere. Posso chiederti quando hai saputo che avresti giocato in una partita così importante da parte del tuo allenatore che ti ha definito un matto? No, ho saputo ieri ad allenamento, sabato mattina, perché praticamente Andrea Consigli si era fatto male e allora mi hanno detto tutti che c'era la possibilità di giocare. Effettivamente l'ho saputo ieri sera quando il mister mi ha parlato. Hai fatto delle parate, qual è stata la più difficile, quella su Dybala? Guarda, sinceramente quella più difficile è stata su quella di Ronaldo, perché quella di Dybala è stato più istinto che diciamo forza e tutto quello che c'era bisogno per fare quella parata lì, perché praticamente è una punizione, ci va Ronaldo, non è tutti i giorni, capito? È un po' anche psicologicamente difficile. E allora no, quella di Ronaldo. Ti chiedo sul rigore invece allora com'era, se poi segnavi magari di prendere anche quella e se vedi questa come un punto di partenza comunque. No, sicuramente, questo è solamente un punto di partenza per me e sul rigore mi sono un po' tremate le gambe e non lo so, non ho capito niente, ho deciso di andare sul lato e di spingere a tutta e purtroppo vabbè ha segnato, però vabbè, pazienza. Stefano, domani quando ti sveglierai, chi è che ti tirerà le orecchie e ti dirà guarda che è successo davvero tutto quello che è successo oggi? Non lo so, anche perché se dovessero farlo in molti molto probabilmente non capirei, quindi non ho idea. Cioè, spero solamente che vada tutto bene da questo, perché questo per me è solamente un punto di partenza. Dall'altra parte c'era Buffon, ci sono 23 anni tra voi due. Sì, è stata un'emozione incredibile. Quando mi ha salutato prima di entrare in campo il primo tempo non ci credevo. Cioè, era pazzesco vederlo di fianco a te, che tre giorni fa lo vedevi in porta e adesso lo vedevi di fianco a te per giocare una partita in Serie A. È stato veramente fantastico. Ultima cosa, hai portato a casa un ricordo, non lo so, hai scambiato la maglia o la tua te la tieni stretta perché è un ricordo incredibile, cosa ti porti a casa? Mi sono tenuto la maglia del primo tempo e invece la maglia del secondo tempo l'ho data a un ragazzo tifoso del Sassuolo che era già da un po' di tempo che mi chiedeva la maglia e mi sembrava una cosa carina da fare. E, no, mi sono tenuto la maglia e il pantaloncino. Tu vai a scuola domani, non so, c'è la scuola per te, quindi... Sì, c'è scuola, sì, abbastanza, però boh, non lo so se ci andrò perché magari i miei genitori vengono giù, i miei amici vengono giù, non lo so, cercherò di andare, però non prometto niente. Complimenti. Grazie. Complimenti.